Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians, qui Shanks e oggi, a grande richiesta e visto la grande confusione in merito che vedo sia nei commenti dei nostri video, sia in giro per Facebook e pagine varie, vi spiego come ottenere, come funzionano e a cosa servono le chiavi armeria di Rasputin e gli steli di risonanza. Potete ottenere le chiavi dell'armeria virtualmente completando ogni attività presente su Marte. Gli eventi pubblici sono un buon metodo, così come attivare un nodo dormiente, ma ci sono anche altre possibilità, come aprire le casse regionali e le casse normali, o uccidere un nemico importante ed ottenere il suo bottino, o ancora completando un settore perduto o una pattuglia. La fortuna gioca una grande parte nell'ottenimento di queste chiavi, ed il grado di ottenimento è largamente casuale, quindi aspettatevi di ripetere più e più volte queste attività prima di riuscire ad ottenerne una. Il motivo che vi porta ad ottenere queste chiavi è semplice: possono essere parecchio utili in protocollo di intensificazione. Quando questa attività è attiva, dei piccoli portelli, riconoscibili dall'effetto verde sopra di loro, si attiveranno, e dovrete usare queste chiavi per ottenere una Valchiria. Quest'ultima è un'arma potente creata da Rasputin stesso, ed è in grado di far parecchio danno ai nemici, e si dimostra utile quando in questa modalità siete a corto di tempo e necessitate di far pulizia velocemente di un cospicuo numero di nemici. Trovate il portello incriminato, usate la chiave e prendetevi la Valchiria, un ottimo oggetto di distruzione di massa. Il vostro inventario può contenere al massimo 3 di queste chiavi, quindi studiatevi bene il momento in cui decidete di utilizzarle, visto che poi dovrete perdere del tempo extra per ottenerne delle altre. Passiamo quindi agli steli di risonanza, che vi servono per creare le frequenze di violazione da usare per sbloccare i nodi del simulatore. Per iniziare, completate la storia della mente bellica, che culmina nella missione La Volontà dei Mille. Sbloccherete così un paio di nuove missioni indicate sulla mappa da un simbolo blu. Completatele e recatevi nuovamente da Ana, che vi fornirà le quest esotiche per il simulatore dormiente e la lancia di Polaris. Completate quindi le richieste della quest Alba Incipiente 1 di 5 per cominciare a ricevere gli steli di risonanza da qualsiasi tipo di attività effettuata su Marte. Non c'è un limite agli steli che potete accumulare, ma 4 di questi possono poi essere convertiti in una frequenza di violazione che vi porterà ad uno dei 40 nodi dormienti presenti sulla mappa. Questo è veramente tutto quello che c'è da sapere su queste chiavi e spero di essere riuscito a farvi chiarezza. Se avete altri dubbi o domande vi aspetto nei commenti di questo video o anche, se preferite, sulla nostra pagina Facebook. Da Shanks è tutto, passo e chiudo!